un genio straordinario dove diciamo la ristruttura di un ambiente, la proposta di arredamento di un ambiente diventava arte. E poi alla fine del lavoro, quando è venuto, mi ha detto proprio così che lo pensavo. Quindi un complimento. Io lo ricordo benissimo a Roma, a Cinecittà, mentre giravano La bisbettica domata, che è stato il suo primo film. Ma dopo Mongiardino non ho più avuto nessuno, mi sono sempre fatto tutte le cose da solo. D'altra parte lui ha fatto le case dove vivo. Più di una volta ho sentito al telefono clienti, ne trovo quanti ne voglio, artigiani capaci di lavorare, collaboratori capaci di lavorare un po' meno. Lui era in realtà reale e irreale certe volte. Crebbi con lui e mi fece crescere dandomi sempre più fiducia e quel modo che poi lui aveva di porgere la fiducia, di darla. Tutto quello che ho fatto con lui l'ho sempre goduto, apprezzato, girato, fatto e mi sono trovata bene. Mi reputo fortunata di avere una casa fatta dal Renzo. È una persona di un grande, grande talento di architetto e di arredatore, ma soprattutto con una filosofia dell'arredamento, un umanismo. L'unico che io ho chiamato maestro, ma con il totale rispetto che questo termine un po' obsoleto si può attribuire. Un vento che è entrato.